questa sera siamo qui con una nuova storia della buonanotte, si intitola L'orso e la marmotta. Una marmotta, che viveva sui monti della Val d'Aosta, in Italia, ebbe una meravigliosa cucciola. L'accudì con l'amore che solo le mamme sanno dare. Le insegnò i primi passi e la sfamò per i primi giorni di vita. Un giorno, mentre le spiegava come ottenere del cibo da sola, la piccola marmotta scivolò nel torrente e riuscì a raggiungere la riva solo diversi chilometri più avanti. Venne trovata da un orso molto particolare. Sembrava veramente cattivo, ma in realtà era molto buono e timido. La marmotta era molto spaventata, ma l'orso, che anche quando parlava normalmente sembrava minaccioso, le disse: «E tu chi sei? Che ci fai qui?» Lei, terrorizzata, rispose: «Sono caduta nel torrente mentre la mia mamma mi insegnava a pescare». E l'orso: «Ok, ti riporterò da tua madre, tanto non ho fame. Ho appena mangiato un sacco di miele». «Però questa notte dovremo stare qui, è troppo buio ora e sarebbe impossibile tornare». Poi l'avvisò scherzando: «Però bada bene, comportati come si deve e non mi disturbare, se no ti mangio». La marmotta annuì e in realtà capì che quell'orso era veramente buono e non le avrebbe mai fatto del male, anche se era così brusco. L'orso le disse: «Puoi dormire qui» e le mostrò un letto di paglia dove era solito dormire. «Io dormirò appoggiato a quell'albero». La mattina dopo si svegliarono e la marmotta aveva molta molta fame. L'orso le cercò qualcosa e le trovò del miele che prese dalla sua riserva personale in un angolo che teneva ben nascosto. Si incamminarono per il bosco alla ricerca di mamma marmotta, ma la piccola continuava a lamentarsi e a chiedere quanto mancasse. L'orso così si scocciò e le disse con il suo vocione minaccioso: «Allora, vuoi ritrovare la tua mamma oppure no?» La cucciola allora continuò a camminare e non parlò più, offesa e risentita, ma dopo poco più di mezz'ora arrivarono nel tratto del fiume dove era scivolata e lì ritrovò la sua mamma. Le corse incontro e si diedero un fortissimo abbraccio, dopodiché la mamma si rivolse all'orso e abbracciò anche lui. «Grazie, signor orso, per avermela riportata, non so davvero come ringraziarla». E l'orso rispose: «È stato un piacere, è una gran brava marmotta. Io non ho mai avuto a che fare con un cucciolo, figuriamoci di marmotta». Anche la piccola marmotta ringraziò l'orso e lo abbracciò e gli disse: «Grazie per avermi fatto ritrovare la mia mamma, in fondo sei simpatico». L'orso si mise a ridere e disse loro: «Se siete d'accordo, vi porto a vedere un posto segreto dove ci sono un sacco di fiori, proprio qui sopra, così potremo trovarci lì quando volete». La bimba reclamò: «Sì, ma io sono stanca, abbiamo camminato da questa mattina». E l'orso: «Non ti preoccupare, ti porterò sulle mie spalle». E la piccola capricciosamente disse: «Ma come? Allora non potevi farlo prima?» E lui le disse sorridendo: «Tu volevi ritrovare la tua mamma, camminando l'abbiamo ritrovata. Se ti avessi portato non avresti imparato che bisogna camminare per raggiungere quello che si vuole». La bimba capì, salì felice sulle spalle dell'orso e rimasero per sempre buoni amici. Bene bambini, la favola è finita, spero vi sia piaciuta, buonanotte e alla prossima storia. From the mouth of our cave I will show you a burn blocks the sun. If they spoke, we would tremble.